Parlando del tesoro, 40 metri l'altezza per 30 la larghezza. 40 per 30, 32, 42. Allora avevo detto, c'è quelli che dicono un calendario. Spieghiamo com'è un calendario. Vediamo. Io ho portato questo per farvi vedere qua e di là. Così faccio vedere qua e voi guardate in alto. Guardate che qua ci stanno quattro aquile, vedete? Uno, due, tre, quattro. Con un po' di fantasia. L'anno Naboteo, quattro stagioni. L'hai visto? Poi, dove c'è la corona? Guardate, la corona, 12 puntini che spuntano fuori. L'anno Naboteo 12 mesi, 4 stagioni, 12 mesi. Guardando qui, dove c'è in mezzo, qui, in alto. Sì. Ci stanno 31 fiori. Mm-hmm. Sono i mesi dell'anno. Sono i mesi. Giorni del mese. Sopra, i giorni del mese. Il mese Naboteo 31 giorni. Non esiste 28 ogni 4 anni, 29, 30, tutti, perciò l'anno Naboteo più lungo del nostro. Ora, sotto, sotto qui ci stanno 7 bicchieri, qua, 7 bicchieri o 7 balli. Vedete? La settimana, Naboteo 7 giorni, 7 giorni, la settimana, 4 stagioni. L'anno, 12 mesi, 31 giorni il mese, più grande. Allora è un calendario, questo uno. Ora ci manca, devo andare, devo sapere qualcosa. Vabbè. Cosa non hai sentito? Va bene. Allora, quattro aquile, quattro stagioni. Ecco, uno, due, tre, quattro. La corona. 12 puntini che spuntano fuori. Sono l'anno Naboteo 12 mesi. Qua 31 giorni. Dove c'è tre angoli sopra. Il mese Naboteo 31 giorni. Poi sotto qua ci stanno 7 basi o 7 bicchieri la settimana. Naboteo 7 giorni. Ora vediamo se veramente questo è un tempio dedicato alla dea egiziana Iside o una tomba alla memoria del re Naboteo. Vediamo dall'alto, cominciamo dall'urna. L'urna in alto, come avevo detto ieri quando abbiamo visitato Piccola Petra, che l'urna, un'influenza greca, dimostra la morte. Va bene? Vuol dire? Dimostra la morte. Vuol dire che è una tomba. Invece vediamo sotto, dove c'è qua, sotto la corona, c'è la dea egiziana Iside, che aveva un mazzo di fiori con la mano a sinistra. La dea egiziana Iside. Vuol dire che questo è un tempio. Invece guardando dentro, dentro due nicchie, ci stanno due, diciamo, due statue, collate, no? Sono l'angelo, sono figli di Zeus, Giove, Jupiter, il figlio di Jupiter, o Giove, o Zeus, vuol dire che è un tempio. Invece, se noi guardiamo a destra o a sinistra, ci stanno due ballerini che ballano. Vedete? Qua, una, due. Una, due. Una, sì, due. Visto. Allora, queste due ballerine che ballano, questo ballo si chiama il ballo delle morti. Quando vedete ballare, quando vedete ammazzare una gallina, comincia a sbattere quell'aria, no? Non è della gioia, del dolore. Vuol dire questa è tomba. Sotto ci stanno due cavalli con i cavalieri. Uno, due. Due cavalli con i cavalieri. C'è la scala che la signora qui ha addosso.
mi ha domandato questa scala, questi buchi che a sinistra e che a destra. Lo vedete? Lo vedete? Sì, come no? Questa scala è beduina, cosa dicono? I beduini dicono queste, questa scala, i cavalli per portare i morti in paradiso. Dicono i beduini, però la verità, quando, come le piramidi di Egitto, quando hanno scolpito dall'alto in giù, con la palcatura, allora questi buchi per appoggiarsi i piedi, vedi, due, ogni alla volta due, per poter scolpire, perché se non c'erano questi buchi, allora questo, il corpo va a dondolo. Sì. Non possono più scolpire, allora ci vogliono questo, non per portare morte in paradiso, per poter scolpire dall'alto in giù. Vabbè, giusto. Ora, due o tre anni fa, scusate, avevano scavato questo, dove hanno messo il cancello, avevano scavato qui, hanno lavorato fino al mese di marzo quest'anno, hanno scoperto la vera storia del tesoro, l'archeologo. Hanno scoperto che questo monumento l'avevano preparato per farlo come una tomba al re Napateo. Inizialmente è stato preparato per farlo come una tomba a questo re. Solo che questo re è morto fuori, è stato sepolto fuori, non si sa, a rete terzo, a rete quarto, non si sa. Però è stato morto e sepolto fuori. Non c'è più bisogno di farla come una tomba. Il motivo non c'è più. Allora come l'hanno usato? Hanno continuato il lavoro per farlo come un tempio dedicato alla dea egiziana Isis. Volevo dire che è stato preparato inizialmente come una tomba, ma quello è stato morto e sepolto fuori. A questo punto hanno continuato il lavoro per farlo come un tempio dedicato alla dea egiziana Isis. Volevo dire che è stato fatto, è stato scolpito a due tappe, non uno. Una per come una tomba, però il motivo non c'è più. Hanno continuato il lavoro per farlo come un tempio dedicato alla dea egiziana Isis. Parlavo quando si scendeva dall'alto, parlavo che il pavimento era più alto. La pioggia ha portato sabbia, ha portato sassi. I sassi che abbiamo visto in alto, l'hanno, dove l'hanno trovato l'hanno messo. Allora qui era più basso, diventato più alto, di là era più alto e diventato più basso. Ora andiamo a vedere la parte destra, la parte che c'è a destra, poi vediamo quello che mi interessa molto, la parte sinistra. Va bene, andiamo a vedere, dopo vi do tempo.